sui negozi, ti dedichi a subire pressioni sulla tua strada anche di agenti ex dirigenti ed ex allenatori del Foggia Calcio, all'epoca in Lega Pro, in Serie B, e poi anche altri di calciatori vicini ai Blanco. Non solo, anche al noto pasticcio Tamma sarebbero state imposte trasmissioni da tre limiti. Se c'è un euro, si può infantile per decidere i piazzamenti delle corse trisse e tutto commentare i magistrati a meglio i diritti di omertà assoluta. Un ogni giorno qui abbiamo la manifestazione dei luminori della Piazza dello Spesso davanti allo stabilimento di Villanova dal Venta a Savona per protestare contro il governo delle 5 Stelle, colpevole secondo gli operai di non aver sbloccato una commessa su droni, la vendita dei repubblicani che stipendi di novembre arriveranno in ritardo. I dipendenti hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero in corteo a Genova, dove gli operai stanno già bloccando il traffico verso l'aeroporto. La disoccupazione ottobre salita al 16%, prevista in aumento anche il dato sulla disoccupazione giovanile al 32,5%, stabile invece il numero degli occupati. Un pirata della strada Milano ha trovato una ragazza ed è fuggito, ma un altro automobilista lo ha inseguito ed è riuscito a bloccarlo. Giulia Costelli. Quando ha visto la giovane stesa in piedi da terra dopo essere stata investita da un pirata della strada, non ci ha pensato due volte e ha inseguito quell'auto, bloccando la pista e consegnandola alla polizia. È successo in pieno centro a Milano. Una pattuglietta ha travolto una ragazza di 22 anni e poi è fuggito a tutta velocità e senza neanche fermarsi verso la periferia. L'autista del furgone, che era dietro, ha così deciso di inseguirlo in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine ed è riuscito a fermarlo. La ragazza, di cui l'impatto si è ferita alle gambe, non è in pericolo di vita. Nel frattempo, la polizia giudiziaria indaga per ricostruire la domanda di incidente. La legge in realtà era stata votata già nel 2016, ma era stata bocciata dalla Consiglio Costituzionale per una questione di forma. Ora è stata riapprovata con un solo no, quello di una deputata dell'estrema destra, secondo la quale la legge priva i genitori delle loro prerogative. Siamo allo sport, 7 mesi di squalifica per insulti sessisti all'arbitro donna e la sanzione del giudice sportivo nei confronti dell'allenatore della Real Stroppari, squadra di seconda categoria del Veneto. Durante la sfida con la Marchesana, il tecnico, perseguito dal pubblico, si è scagliato contro l'arbitro, una ragazza di 19 anni, dicendole cambia lavoro la domenica da Napoli dai coltelli. Atteggiamento ritenuto violento e riguardoso dalla giustizia sportiva. Capita News, attorno alle 11. Cazzo. Ma sto deficiente, coglione.